per l'invito alla celebrazione della festa nazionale greca che ricorda il giorno del no all'aggressione fascista. E gli sono grato profondamente anche per l'iniziativa di recarsi insieme a Cefalonia per rendere onore ai militari italiani fucilati, trucidati, ai soldati nazisti e alla resistenza greca in quest'isola, ai caduti della resistenza greca in quest'isola. La nuova Grecia, la nuova Italia sono nate dalla resistenza al nazifascismo e hanno ripudiato la guerra. E dopo le guerre, le terribili guerre del secolo scorso, del Novecento, che hanno dilaniato l'Europa, l'integrazione europea, l'Unione Europea, ha avviato un percorso di mettere il futuro in comune per i popoli europei, assicurando pace, amicizia e collaborazione. Questa giornata con il presidente Pavlopoulos, a cui mi legano grande stima e amicizia, vuole riconfermare la volontà di proseguire su questa strada e di evitare ogni rischio di ricadere negli errori del passato.